Buonasera a Starocco di Capodimonte, Mondialito Mario, quarta edizione, quarta giornata. Jack Do Team batte 3-1 Atletico Milano, migliore in campo Alfredo Lubrano per la Jack Do Team. Complimenti, consegniamo anche la medaglia per una ottima partita al capitano del Milano, Salvatore Scarpato. Fatto proprio da te, ti ho visto un po' arrabbiato, non tanto per la sconfitta, ma forse per l'atteggiamento della tua squadra in campo. Sì, stasera non lo so perché, ma non hanno voluto girare, non hanno voluto camminare in mezzo a campo, non hanno voluto macinare. Devono mangiare l'erba, se vogliono giocare nella squadra devono mangiare l'erba. Il torneo di calcio non ho accettato perché la squadra non c'era, io lo sapevo dall'inizio. Ho fatto perché non c'era brava, nessuno deve guardare la mia parola e lo continuo. Ma adesso io devo giocare non per vincere, non lo dico che devo giocare per forza, ma devo giocare per giocarmi alla partita. Devono macinare i chilometri come li macino io e devono sacrificarsi come mi sacrifico io, se vogliono giocare, altrimenti che stessero a casa. Tu si può vincere, si può perdere, però l'importante è l'atteggiamento. Voglio l'atteggiamento giusto. Io sono il primo, mi metto davanti, li difendo sempre a spada tratta, sempre, li ho sempre difesi, però devono darmi l'input, devono darmi lo stimolo per difendere. Vabbè, diciamo un passo falso adesso dopo questa cavanzata, penso che stia arrivando da solo. Lo spero. Sabato, fammi tu una dedica, un saluto. La dedico a loro, questa intervista, la partita, io la dedico a loro perché io se gioco lo gioco anche per loro, lo faccio anche per loro. E un bacio a mio figlio e alla mia ragazza. Complimenti, ci vediamo alla prossima. Grazie. Passiamo ad Alfredo. Alfredo, ottima vittoria, bellissima, 3-1 contro una squadra comunque una delle più quotate del torneo, ma soprattutto in cui stavate senza almeno tre titolari, mancava Francesco, mancava Roberto. Sì, è un buon inizio, dopo le due sconfitte ci voleva una vittoria. È stata una vittoria molto importante per la squadra, più che altro ci stiamo riprendendo pian piano e oggi abbiamo, diciamo, un po' sofferto le nostre assenze, però la squadra è stata giusta, compatta in campo e è dimostrato. Diciamo, sperate che questi tre punti portino continuità, adesso bisogna è un buon anche la costanza. Pian piano, come il nostro detto, partita per partita. Va bene, fammi una dedica, un saluto. La dedico alla squadra e agli assenti di oggi. Complimenti, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.